Si riparte dopo il Covid-19, seconda fase? Ma è chiaramente una ripartenza graduale, ma non poteva essere diversamente. È chiaro che avvertire la sensazione di passeggiare fra le strade, riscontrare comunque anche una sensazione positiva, che è quella della libertà, che comunque si evince dal volto delle persone che riscontri quotidianamente per le strade o anche in quello che è il posto di lavoro, nei vari uffici. Diciamo che gradualmente si sta riprendendo un po' la vita, la quotidianità. Io credo che non ci sia sensazione più bella dopo diversi mesi, purtroppo, dove siamo stati tutti costretti a una chiusura di quelle che sono le attività, quelle che sono le attività lavorative, un quasi obbligo a stare domiciliati in casa, a capire e a seguire l'evoluzione di questo virus che purtroppo ha invaso il mondo, ha invaso il nostro paese. Per fortuna ha invaso poco la nostra regione, ma nonostante comunque abbia comunque invaso poco la nostra regione, io credo che la nostra Calabria, i nostri calabresi, i nostri professionisti della sanità hanno in maniera assolutamente accurata lavorato con grande abnegazione, con grande interesse, con grande determinazione, con grande lungimiranza ad arginare sempre più questo fenomeno, questo virus che purtroppo ha aggredito, ribadisco, il nostro paese. Quindi l'occasione è anche in questo momento di tranquillità è gradita per ringraziare sempre coloro i quali stanno ancora continuando a lavorare mantenendo alta l'attenzione, quindi gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, tutti coloro i quali che nel sistema sanitario, facendo sistema, facendo squadra, hanno contribuito notevolmente ad arginare il virus. E chiaramente una nota, dobbiamo anche evidenziarla su quello che è l'aspetto politico, perché se è vero come è vero che ci sono stati risultati rispetto a questa pandemia positivi in Calabria, perché comunque sono state attuate anche misure di restrizione importanti. Io credo che l'operato del governatore Santelli, della compagine governativa, dei sindaci, di tutti i sindaci che nelle loro comunità comunque in maniera intelligente, in maniera lungimirante, non si sono fatti prendere dal panico, ma hanno reagito in maniera assolutamente lungimirante e lucida, cosa non facile, perché questo virus, questa pandemia, questa guerra non ha precedenti nella storia, ha colto tutti di sorpresa, quindi compresa anche la classe dirigente che ha avuto il compito e la responsabilità di assumere delle decisioni. Io credo che in Calabria ci siamo distinti anche in positivo per questo. Finalmente la Calabria può vantare dei primati e quindi credo che sia stato anche comunque merito di tutti coloro i quali a vario titolo hanno contribuito. Quindi ci prestiamo ad questa seconda fase con più comodità, con più tranquillità, con più serenità, ma senza però abbassare mai la guardia. Ed è veramente bello ritrovarsi sul Corso Garibaldi, sulle strade, entrare con quelli che sono i dispositivi di sicurezza nei negozi per acquistare una maglietta piuttosto che gustare un gelato nella gelateria. Quindi riacquisire il vero sapore della vita credo che è una sensazione bellissima al quale noi comunque dobbiamo riflettere, perché abbiamo avuto due mesi veramente difficili e quali segneranno la storia di questo paese, la storia di ognuno di noi. Quindi assaporiamo in questo momento il sapore, il gusto della libertà, il gustore anche della vittoria, perché comunque in una guerra ci sono gli sconfitti e ci sono i vincitori. Io credo che oggi la Calabria, il paese, nella stragrande maggioranza ha vinto, perché ha superato in maniera assolutamente importante questa guerra, sperando di non doverla più affrontare.